rientriamo con questa puntata nella nona tappa del nostro viaggio. Noi ci avviciniamo ancora una volta a questo tema, dovendo spiegare il motivo di questa nostra avventura. Il viaggio si chiama Ma anche no. Questo titolo è collegato a una istanza di relativizzazione. Abbiamo infatti il rischio non piccolo di essere ingannati dalla nostra tendenza sovradimensionante, quella che tende appunto a dare troppa importanza a certi dettagli, e la tendenza drammatizzante, che è molto comune nella comunicazione di oggi, è un pericolo per il nostro equilibrio, per il nostro vivere le cose in maniera reale, per non essere alienati in un mondo immaginario di paure, di tensioni, di emergenze irreali, di priorità sbagliate. Ecco, allora noi abbiamo fatto un viaggio che ha sottolineato la necessità di atteggiamenti come il distacco, come l'autoironia, come il sapersi astenere dalle zone esistenziali che ci portano a scivolare nelle banalizzazioni o nelle assolutizzazioni, nella preghiera come luogo di relativizzazione al cospetto di Dio, che sa rimetterci al posto nostro, e una santa inattività che sa astenersi appunto da quello che è la fatica degli errori inutili, una santa avarizia che difende il vero tesoro e non si disperde in tesori falsi. E nell'ultima puntata abbiamo affrontato la necessità di una santa superficialità, cioè una scrupolosità dannosa nella nostra vita che ci porta a essere troppo attenti a certi passaggi della nostra realtà e non arriviamo mai alla meta perché ci perdiamo con un'attenzione eccessiva ai dettagli e ai particolari. Ecco, questa serie di tematiche che possono salvarci dal vivere una vita che non ha catalizzato l'equilibrio, e l'attuale comunicazione tende a questo tipo di atteggiamenti, e in realtà dietro ogni singolo peccato che facciamo c'è sempre una assolutizzazione improba e una banalizzazione dannosa. Ecco, dobbiamo stare molto attenti. Il tema della puntata di oggi ci permette di tornare a domandarci ancora una volta come sia fatta una assolutizzazione. È tendenzialmente il sovradimensionamento di qualcosa, e questa è la tipica attività della proiezione, che è una sorta di trasfigurazione, in tal caso ansiosa, di un oggetto o di un progetto, e l'operazione si dà su base di un supposto allarme. Il tema dell'allarme ci porta a introdurre in maniera un po' strana questa trasmissione. Parlando di un economista, il più grande economista del secolo scorso, John Maynard Keynes, il grande economista che spiegò la crisi del 29 con una frase tipica che appunto resta come la sua sintesi: l'inevitabile non accade mai, l'inatteso sempre. Questa geniale frase descrive anche il frequente tentativo dell'uomo di ripararsi da ciò che teme, fabbricandosi rifugi che diventano le sue gabbie, nel tentativo di evitare qualcosa che poi spesso non accade. L'inevitabile è ciò che abbiamo concepito come inevitabile, che abbiamo pensato come inevitabile. Quel che arriva è sempre e comunque, almeno in parte, inatteso. Quello che noi temiamo non è mai esattamente come lo temiamo, è sempre diverso. Niente va mai esattamente come lo si programma o come lo si teme, e spesso proprio quel programma diventa la nostra tortura, impedendoci di sintonizzarci sui fatti. Facciamo un esempio: cosa pensavamo del futuro nel gennaio del 2020, a un mese dall'inizio della pandemia? Da cosa pensavamo di doverci difendere? Non da quel che è arrivato altro. E quante volte nella vita passiamo il tempo ad angosciarci per cose che poi sono molto secondarie, mentre ciò che è realmente il problema non lo vediamo arrivare perché l'inatteso avviene sempre. La realtà è non razionalizzabile dentro i nostri schemi di previsione. Nel guardarci indietro forse dobbiamo riconoscere che tanto del nostro tempo lo abbiamo speso a preoccuparci di inconsistenze. Il rapporto
Con il futuro decide infatti i nostri atteggiamenti umani. Se percepiamo quel che ci viene incontro come un disastro, tutto in noi viene orientato all'angoscia. Abbiamo bisogno che, come dice il Vangelo di Giovanni, lo Spirito Santo ci annunci le cose future. Chi sta raccontando il futuro, per esempio, a questa generazione? Quale lettura stiamo assimilando dalla nostra cultura del nostro futuro? Generalmente, purtroppo, facciamo i conti con angoscia, con prospettive nere. Si oscilla dalla distrazione di un consumismo edonista, via via fino a tutti i più futuri disparati, fino ad arrivare alle ossessioni per le mille incognite del domani. Quando arriva lo Spirito Santo, il Maestro interiore, insegna le cose future, e se un uomo si lascia annunciare da Dio il suo futuro, la storia, il futuro diventa provvidenza. Lo Spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio, dice San Paolo, e la sua paternità è la filigrana di ogni prospettiva, di ogni ipotesi, di ogni sguardo oltre l'oggi. Ed ecco che splendidamente, luminosamente, Gesù dice: perciò vi dico, per la vostra vita, non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano né mietono né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Ecco, questo è il punto. A ciascun giorno basta la sua pena. Se noi proviamo ad affrontare il domani con la dotazione di oggi, quando arriverà il domani, Dio ci darà la dotazione che ci serve, ci darà lo spirito che ci serve per affrontare il domani. Ma se noi oggi affrontiamo le sfide di domani, noi oggi non siamo adatti, non siamo pronti, non siamo all'altezza, non ce la possiamo fare. Fa impressione quanto sia mentalmente sano accogliere questa parola del Vangelo. C'è poco di più dannoso di una previsione creduta vera. C'è un altro studioso, Thomas, che emette un teorema. Quando una persona ritiene una sua fantasia come reale, quella fantasia ha conseguenze reali. Questo è molto serio. Cioè, pensiamoci un momento. Quando una persona pensa che una sua ipotesi sia reale, questa ipotesi poi produce una realtà, produce gli atteggiamenti che lui porterà avanti, e ci sono queste profezie autoavverantesi, che sono questi modi di stare davanti alla realtà così convinti che le cose vadano in una certa maniera da procurarci che quelle cose vadano proprio così come noi temiamo. Ecco, e la paura diventa il padrone del nostro cervello. L'assolutizzazione di un'ipotesi è sempre la strada dell'infelicità. Un'ipotesi è solo un'ipotesi. Cosa mangeremo, come berremo, come vestiremo? Ecco, queste sono preoccupazioni per chi non ha la minima cognizione della paternità di Dio. Il nostro battesimo ci chiama a vivere da figli, non da abbandonati, non da estranei, non da orfani. Il Santo Padre ha parlato di orfananza, di distanza da una vita da figli, appunto questa percezione della vita come una cosa che dipende tutta solo da noi. Allora a quel punto partono le ossessioni, partono le assolutizzazioni e si inizia a banalizzare la fede, si ride della fede perché si crede molto di più alla preoccupazione, cioè preoccuparsi diventa più serio, in un certo senso quasi più scientifico.
ma possono capitare tante di quelle cose diverse da come lo pensiamo. Dio ha una fantasia imperscrutabile. Le cose non succedono mai due volte alla stessa maniera e le cose non possono essere vissute come proiezione. Cosa sono le proiezioni? Quando noi abbiamo vissuto un dolore e lo proiettiamo sul futuro, lo proiettiamo sulle esperienze. Noi vediamo in una persona, in una realtà, in una situazione, in un luogo, qualcosa che è successo altrove, con altre persone, in altre situazioni. E questa è un'attività cinematografica di proiezione sulle cose che diventano schermo delle nostre paure. E allora si gonfiano i problemi e diventano una tortura. Quante persone vivono male la vita perché hanno in corso delle strategie di autodifesa che non gli permettono più di esistere, di vivere, di uscire fuori dal buio, perché devono restare nell'ombra delle proprie difese. E tante volte le proprie difese divengono appunto, come abbiamo già detto, gabbie, carceri in cui siamo rintanati credendo di trovarci lì la sicurezza, invece troviamo la nostra asfissia. Quante volte si proteggono i nostri cari, lanciando, proiettando paure mutuate da altre situazioni, mutuate da altre possibilità, e poi diventiamo dei carcerieri degli altri perché abbiamo ansia, abbiamo problema. Quante volte un paternalismo fa sì che si educhino le persone che ci sono affidate in una maniera troppo presente, troppo asfissiante, perché dobbiamo riparare da problemi nostri, custodire un figlio. Da cosa? Dalle proprie paure. Bisogna custodire i figli dalle proprie proiezioni. I figli si devono liberare dalle nostre aspettative, devono essere liberi dalla nostra forma mentis e devono diventare se stessi. Non possono essere come noi li pensiamo, perché come noi li pensiamo è sempre una mediocre, brutta copia della realtà. In un certo senso esistono due creatori. Uno è Dio, che è creatore, onnipotente, padre, che è il Dio di Gesù Cristo, e l'altra è la nostra mente che crea costantemente ipotesi, e noi crediamo più alle ipotesi che alla realtà. Tante volte crediamo più alle idee che non alla realtà, e le teorie che hanno torturato la società del Novecento con i loro disastri. Pensiamo alle ideologie, a quello che hanno combinato, alle ideologie marxiste, cosa non hanno fatto, quali vite hanno torturato, ai fascismi, ai nazismi e tutte queste tragiche storie inaccettabili, dove un'ipotesi di società, una società perfetta, riparata da ogni problema, era pensata da qualcuno in una maniera e diventava un carcere, diventava una tortura, diventava un'infelicità diffusa. Ecco, a ciascun giorno basta la sua pena. Nel cammino del deserto il popolo deve imparare una strana strategia. Nel capitolo sedicesimo del libro dell'Esodo compare questa strana forma di nutrire da parte di Dio, che è la manna, la quale dura un solo giorno. Perché il popolo deve arrivare alla terra promessa camminando senza poter mai fare riserve? Solamente il sesto giorno della settimana si poteva prendere doppia razione per il settimo, il giorno del riposo, in cui non ci sarebbe stato da fare il lavoro di raccogliere la manna, e la manna durava, altrimenti se uno ne raccoglieva di più, marciva, faceva i vermi, cioè era inutilizzabile. La conseguenza di questo discorso è questa strana pedagogia di Dio, abituarsi a vivere giorno per giorno. Pensare giorno per giorno e aspettare domani e confidare che Dio provvederà anche domani è la strategia dei figli, appunto, di coloro che devono essere i fedeli di un Dio provvidente, di un Dio che dà il cibo a tempo opportuno. Ecco, dobbiamo considerare quanto è sana, ripetiamo, questa strategia. Quante persone che soffrono tantissimo per l'ansia, per la proiezione, per le preoccupazioni, come dice Gesù a Marta quando entra nella casa di Marta e Maria: tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno, la relazione col Padre, vivere da figli come vive Cristo, che vive appunto
abbandonando la sua vita nelle mani del Padre, e arriva al cielo. L'unica strada per arrivare al cielo è giorno per giorno, è facendo le cose piccole quanto la nostra realtà, non partendo con voli pindarici, come dice un salmo, non andando in cerca di cose grandi superiori alle nostre forze, che non sono alla nostra portata, sono più grandi della nostra mano. Non possiamo possedere, governare, risolvere tutto quello che abbiamo davanti. Pensiamo adesso in questo momento a tutta l'angoscia climatica che ci sovrasta, a tutto il discorso dell'ecologia, della distruzione delle risorse, un discorso per carità indiscutibile, sono problemi seri, ma se noi prendiamo questa prospettiva semplicemente e crudemente, per come la vediamo da uomini, noi non sappiamo quante cose sono in atto. Qui non si tratta di essere superficiali o leggeri su questi argomenti. Fare tutto quello che dobbiamo fare e provvidenzialmente, in maniera provvida, pensare a tutto quello che possiamo evitare, perché questo che sembra così tragico non ci venga addosso. Però, appunto, ripetiamo la teoria di Keynes: l'inevitabile non accade mai, l'inatteso sempre. È proprio vero questo fatto. Noi corriamo il rischio di non vivere più perché ci stiamo organizzando per un futuro che non è ancora arrivato. Sarebbe come pensare alla morte. Certo che dobbiamo pensare anche alla morte, ma qual è la realtà? Che la morte sarà un giorno. Non possiamo vivere tutti i giorni della nostra vita come se stessimo per morire. È un'assurdità. Dobbiamo stare attenti a vivere vivendo. E poi la morte, quando arriverà, arriverà e sarà quello che sarà. Oppure abbiamo paura delle malattie, non possiamo vivere sempre riparandoci da una malattia, così che non viviamo mai da sani, ma sempre da malati che stanno in profilassi da malattia. Non è possibile. Certo, dobbiamo prenderci cura di noi stessi, essere equilibrati in questo discorso, ma dobbiamo stare attenti a non perdere il rapporto con l'oggi, perché c'è un solo luogo dove Dio opera, oggi, qui e ora. Dio lo si incontra in due luoghi, diceva il grande Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia: l'oggi e la vita eterna. Ecco, allora la vita eterna arriverà quando deve arrivare. Intanto oggi prendiamoci l'opera di Dio. Arriverà questo disastroso futuro, ecologicamente distrutto? Non lo sappiamo, speriamo di no, ma nello stesso tempo abbiamo l'arma della preghiera, abbiamo l'arma del bene che dobbiamo fare, delle cose opportune in cui dobbiamo spenderci. Però, se ci pensiamo bene, ci siamo procurati questo futuro proprio per le nostre ansie, ansie da possesso, ansie da comodità. Per stare comodi abbiamo insozzato questo mondo. Forse è meglio smettere di stare a proteggerci, stare a provvedere a noi stessi. Forse è meglio farci portare dalla vita nelle relazioni, nell'amore, nel servizio, nella misericordia, nel bene. Ecco, e questo ci allontanerà da quegli atteggiamenti distruttivi che sono proprio quelli che abbiamo messo in atto per procurarci questo macello che ci viene addosso, ammesso e non concesso che ci venga addosso, perché a parte le discussioni che possono esserci fra gli scienziati, il problema è che la realtà sfugge alla nostra misura. Se hanno un motivo d'essere le grandi intuizioni fisiche, da Einstein a Gödel a Heisenberg e tutte le cose che ci hanno relativizzato nella nostra conoscenza e ci hanno fatto uscire da una mentalità positivista dove credevamo di aver spiegato tutto, calcolato tutto, misurato tutto. Invece non è vero, non siamo mai sicuri di nessuna misura. Il teorema dell'indicibilità di Gödel ci pone in grande precarietà di fronte alla certezza delle affermazioni scientifiche. Le affermazioni scientifiche sono tali in quanto falsificabili, cioè verificabili, e quindi anche falsificabili, e quindi ci sono cose che bisogna vedere se succederanno. Certo, i calcoli si possono fare, certo, chi va là bisogna riceverlo, e certo prendere atteggiamenti virtuosi è sacrosanto, ma non possiamo vivere come vivono i giovani di oggi, già con un futuro segnato. Ma oggi sono vivi, oggi c'è da vivere, oggi c'è da entrare nella realtà, e il bene lo possiamo fondare solamente nelle opere che oggi possiamo fare. E se mai faremo qualcosa di buono, e se mai ci
scamperemo da questa ipotesi tragica di un mondo invivibile sarà perché oggi abbiamo iniziato a vivere bene. Allora c'è grande vantaggio nel prendere sul serio questa indicazione. A ciascun giorno basta la sua pena, è sufficiente quella, non prenderne altre. Vivere della manna che Dio ci dà, vivere oggi nel giorno di oggi, mangiare tranquillamente il nostro pane in pace, dice la seconda lettera ai Tessalonicesi verso la fine della lettera, cioè non vivere disordinatamente ma mangiare il nostro pane lavorando in pace. Dacci oggi il nostro pane di oggi, Dio non ci darà il pane di domani, ci dà oggi il pane di oggi, questo chiediamo. È l'attitudine di chi sa che anche domani Dio c'è, perché è eterno e perché noi siamo chiamati da Lui alla vita. E quindi vivere oggi con il pane di oggi, non abbiamo bisogno di altro, alla fine abbiamo bisogno oggi di vivere, non abbiamo bisogno di essere sicuri di vivere domani. Si capisce, si comprende, è umano che uno voglia rassicurazioni, ma sono inutili, non servono a niente, perché per vivere basta vivere oggi. Vivere ora e qui è molto importante, non vivere di proiezioni, non vivere attendendo i disastri che sempre saranno davanti a noi. Tutte le generazioni hanno immaginato disastri e tutte le guerre sono state fatte in maniera preventiva per evitare che succedesse qualcos'altro, come l'attuale guerra che è stata scatenata contro l'Ucraina, in vista di un proteggersi da un'ipotesi nera patita da chi ha attaccato, ma quella è una proiezione, una alienazione, un'irrealtà. Ciò che noi pensiamo come inevitabile non accade mai. Accade sempre l'inatteso, quello che non abbiamo calcolato, quello che nella realtà è quell'elemento di incommensurabilità che è presente nella realtà della relativizzazione necessaria delle nostre prospettive. Dobbiamo smettere di guardare il futuro perché c'è un maestro del futuro, che non è lo Spirito Santo ed è il maligno, che tende ad avere un colore solo per colorarlo, il nero. Farci vedere tutto nero, farci vedere tutto irrisolvibile, farci vedere tutto senza vie d'uscita. Come mangeremo, come berremo, come vestiremo? Di queste cose si preoccupano i pagani, cioè quelli che non conoscono il Dio vero. Queste sono le cose tipiche di una mentalità che, avendo perso il rapporto con Dio, vive con un orizzonte solo umano. E quindi tutto dipende da noi, e quindi tutto è angoscioso perché ogni nostra minima fragilità diventa una minaccia insostenibile. Se non c'è nessuno che provvede a noi, la nostra vita è veramente sgradevole, è veramente pesante, è veramente insostenibile. Se non c'è niente che ci difenda, se non c'è provvidenza, se non c'è una paternità, se viviamo in questa orfananza tragica, noi conseguentemente saremo sempre angosciati e apprensivi e viviamo da prede. E siamo seguiti dai nostri predatori che sono le nostre paure, predatori che non hanno il diritto di azzannare e distruggere il nostro oggi che c'è. Noi siamo vivi, oggi possiamo vivere, dobbiamo imparare a vivere oggi, stare qui e ora, senza alienarsi. Passa la scena di questo mondo, dice San Paolo. Vivere in questo momento, sapendo che le cose passano e quindi prendendo ciò che ci è dato da Dio con gratitudine e con semplicità, da figli confidenti e fiduciosi.